parte col destro. Che gol! Finale del primo tempo tra Futsal Mazzini e VFF, 2-1 il parziale. Andiamo un po' dai protagonisti per sentire un po' le impressioni. Artiano! No, non la faccio. Senti, stanza, Adeo, vieni qua. Lo so che ti amo, fai sempre intervista a me. Sempre? Vabbè, non fa niente, sei bello. Senti qua, 2-1, siete partiti molto bene, poi siete un po' persi nel finale, forse. Qualche palla stregata. Forse nel finale ci siamo ripresi. Qua e mo Agato si è mangiato un gol, sta salutando. Vabbè, perché Agato è zoppo, hai capito, perciò. Ah, ok. Poi ho sbagliato io sul primo gol e diciamo abbiamo iniziato a perdere, ma poi ci siamo ripresi. Quindi continuerete il secondo tempo sulla falsa riga del primo. Speriamo, è una squadra bella tosta, anche all'andata non ci fecero, non ci diedero vita facile. D'accordo, Addeo, in bocca al lupo. Andiamo un po' dall'altra compagine, la Ferrante. Ferrante, giusto un flash, eravate partiti benissimo, 1-0 dopo pochi minuti, poi cosa è successo? Sì, poi siamo addormentati un po', personalmente, la vedo così, e loro sono comunque forti, sembra una semifinale, quindi è difficile, però dobbiamo riuscire, secondo me, a ritrovare la vivacità e quella cattiveria dei primi minuti, perché li stavamo mettendo sotto, poi si è invertito il trend, diciamo. D'accordo, in bocca al lupo. Della semifinale Super 5 VFF contro Futsal Mazzini. Partita finita 7-3 per il VFF, siamo qui con il mio in campo, Walter Ferrante, consegniamo il buono sconto al nostro sponsor, l'ottica Emerson, parliamo dopo con te, andiamo prima da Marcello Addeo. Marcello, oggi Gallo. Mazzini, diciamo, sottotono. No, oggi è stata una brutta prestazione, devo dire la verità, abbiamo chiuso il primo tempo in vantaggio, però erano più dei meriti loro che i nostri meriti, mentre invece il secondo tempo c'è stata una netta, diciamo, supremazia loro, infatti hanno dominato. E meritano notevolmente, cioè meritano veramente di andare in finale perché hanno giocato molto meglio di noi. Stasera qualcuno era un po' sotto tono, pari Troiano, pure Artiano, un altro ragazzo, e ci è andata male. Primo tempo però eravamo riusciti a trovare il vantaggio, poi il secondo tempo sembrava un po' la partita del Napoli ieri contro il Bologna. Infatti, poi il secondo tempo c'è stato un netto calo, loro arrivavano primi su tutti i palloni e ogni tiro hanno fatto gol. E vanno meritatamente in finale. Salutate il torneo comunque a testa alta. Ah sì, fortunatamente questa è una bella competizione, ci divertiamo tutti gli anni, speriamo di rifarlo sempre, cioè di farlo sempre perché ci troviamo bene, c'è un sacco di belle squadre, speriamo che diventa un po' più grande, qualche squadra in più. Un saluto particolare? No, saluto tutta la squadra e qualcuno che forse stasera mancava, però ci rivediamo l'anno prossimo. Okay. Ragazzi, buonasera, ciao Walter. Andiamo ora dal migliore in campo, Walter Ferrante. Walter, una partita strepitosa la vostra, quasi perfetta. Sì, a parte quella fine dalla seconda, la metà del primo tempo fino alla fine dove siamo calati, avevamo la partita in pugno, poi loro sono passati in vantaggio, abbiamo sbagliato molto, infatti Marcello ha fatto secondo me un'analisi giustissima perché dei meriti nostri, loro sono passati in vantaggio e poi il secondo tempo fortunatamente ci siamo ripresi e abbiamo meritato secondo me, anche perché il risultato è stato largo ed è stato giusto. Dal primo torneo disputato e dal VFF a questo sì, c'è stata una crescita. Sì, è solo il secondo, quindi potevamo anche uscire prima, però siamo migliorati tantissimo, giochiamo più cattivi, più di squadra. Solo in un anno questi miglioramenti sono ben accetti, perché soprattutto inaspettati. Va. Secondo me meritiamo la finale anche per tutto il torneo che abbiamo disputato e adesso ce l'andiamo a giocare. La finale contro i Western. Sì, vabbè, loro sono i più forti del torneo, è stata anche l'unica partita in cui eravamo tutti presenti e che abbiamo perso meritatamente, che abbiamo giocato la peggior partita del nostro torneo. Ci vogliamo rifare, poi la finale, a questo punto ce la giochiamo. Partita secca, sì, tutto può succedere. Una dedica speciale? La mia solita dedica quando vengo migliore in campo a Mariano, Panzanella e a tutta la squadra perché se l'è meritata. Bocca al lupo della finale. Buonasera ragazzi.